Il libro si suddivide in due parti. La prima riguarda storie di mobbing nella scuola, vissute in prima persona. La seconda parte si riferisce a diverse mie riflessioni in merito a questo fenomeno, alla buona scuola e in particolare al malcostume nell'ambiente scolastico. Il contenuto di queste pagine è come una continuazione del precedente libro, SOS Scuola, pubblicato nel 2013, con la differenza che in quello ho voluto raccogliere tante testimonianze da parte di operatori scolastici, in particolare di docenti, dal nord al sud dell'Italia, in merito a fatti incresciosi e ingiustizie, dovuti ad abusi e a comportamenti palesemente scorretti. In questo libro, invece, ho affrontato prevalentemente fatti vissuti in prima persona, senza nominare ovviamente persone o luoghi in cui sono avvenuti i fatti. Entrambe le opere sono accomunate da un unico filo conduttore e ho voluto evidenziare come la storia si ripeta e come esistano le stesse dinamiche che destabilizzano il sereno svolgimento delle proprie mansioni nell'ambiente di lavoro.